Allora, in intervista di inizio stagione con tre dei nuovi arrivi della Gairese, tra i più giovani che sono arrivati in casa gialloblu quest'anno, partendo dalla mia sinistra Filippo Turone, benvenuto Filippo. Grazie. Gabriele Insolito, benvenuto. E per te un bel tornato, Gioele, ritornato alla casa. Comincerei da te, Filippo. Vedendo il tuo secondo nome, Ramon, non posso non fare una domanda sul tuo nonno, che sicuramente ti avrà parlato di tanti episodi della sua carriera calcistica, magari il famoso gol della Roma contro la Juventus, eccetera. Però sono curioso di chiederti, adesso che ha saputo che sei venuto qui, perché lui ha finito la carriera proprio qua, nei professionisti qua in questo stadio, ti ha parlato di quell'anno? Mi ha parlato bene, molto bene, della società, della Cairese, della storia di questa squadra che è immensa rispetto alle altre squadre della Liguria che militano anche in categorie superiori a quest'oggi. Però ha detto che il calore comunque di tutta una valle gli ha fatto piacere durante l'anno a Cairo. Anche se non è stato un anno particolarmente fortunato, perché la Cairese da quell'anno in C2 è retrocessa, però comunque io ricordo ancora con piacere, Gabi, l'onore di intervistare tuo nonno in una intervista, quindi ti fa capire quanti anni che seguo la Cairese. Gabriele, vorrei che tu velocemente raccontassi un po' la tua carriera, quindi che tipo di giocatore sei. Ma allora, io sono arrivato da una Serie D, dove ho giocato l'anno scorso nell'Asti. Sei scuola Genoa, no? Sì, sono scuola Genoa, ho fatto tutto il settore giovanile lì. Ho fatto primavera nell'Alessandria per poi passare all'Asti l'anno scorso, prima di venire fuori. Ecco, che tipo di giocatore sei? Dov'è che secondo te rende di più Gabriele? Io sono più un esterno offensivo a sinistra, posso giocare anche a destra, esterno, secondo appunto, mi adatto diciamo abbastanza. Ecco Gioele, invece per te un ritorno, dopo qualche anno, dopo l'esperienza finale a Pietra, e per assurdo, ricordando l'esperienza di suo nonno, non posso non ricordare l'esperienza di tuo papà, che è da Cairese Doc, però per assurdo nella Cairese lui non ha mai giocato. Questo fatto di ritornare nella Cairese, penso che sia un po' una sorta di segno del destino? Sì, dai, poi un ritorno con ambizioni ancora più, diciamo, ecco, alte. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a riprovare di nuovo qui la strada del destino? Beh, sicuramente il progetto che c'è dietro e la società mi hanno dato qualcosa in più rispetto alle altre prospettive che avevo, e ringrazio la società di avermi dato fiducia, cioè di averci preso, e speriamo di far bene. Filippo, tocca a te adesso invece descriverti velocemente, ma hanno parlato molto bene di te, che sei un giocatore di scuola Vado, che hai giocato nel Vado, ma soprattutto l'anno scorso con la maglia del Celle de Varazza, gli ordini di mister Luca Monteforte, hai fatto un gran campionato. L'anno scorso mi sono trovato molto bene col mister, e mi ha dato una grande mano anche il sinistro in seconda, Lele, sono stati tutti molto bravi a darmi fiducia, cosa che mi serviva parecchio. E niente, ho giocato a mezzala, play, posso giocare anche in difesa, ma comunque l'anno scorso è stato un gran bell'anno. Ecco, per tutti e tre l'ultima domanda, cosa vi aspettate da quest'anno e cosa vi aspettate in generale da questa stagione proprio per la squadra? Sicuramente di far bene, perché già ieri dal primo allenamento è stato tanta roba, perché i giocatori sono forti, ci siamo divertiti già ieri, abbiamo lavorato bene, quindi secondo me è un anno importante questo. Ecco, invece per te Gabriele, cosa vuol dire giocare con tanti giocatori? Ieri per esempio avrai vicino San Cinito che ha vinto 5 campionati, Sogno 4, cosa vuol dire per un ragazzo giovane come te? È una bellissima esperienza, sono comunque giocatori che hanno vinto, che hanno giocato in categorie alte, importanti, sanno sicuramente come aiutarci a noi, lo faranno secondo me nel migliore dei modi, ed è questo per noi giovani diciamo una grande mano, soprattutto per far bene. Per te Gioele invece? Condivido il loro pensiero e sicuramente aiuta anche noi a migliorare in quello che magari non sembra essere indispensabile, ma che sono le piccole cose. Difficile sarà per tutti e tre ritagliarvi con una simile compagnia, ritagliarvi lo spazio per giocare. Quindi vi faccio un grande in bocca al lupo a tutti e tre, che sia una grandissima stagione e che possiate raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Grazie mille a tutti e tre, in bocca al lupo.